Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. A più di 3 anni dalla morte di Cristina Gallo, i carabinieri ritengono di aver risolto il cold case della ragazza che fu trovata senza vita nel suo appartamento alla Bolognina. Non un decesso per cause naturali, ma un omicidio. Ad ucciderla sarebbe stato l'allora fidanzato per la sua gelosia ossessiva e compulsiva. L'uomo è stato arrestato ieri sera. Cri, io un giorno ti apro la testa, le gridava quando lei gli diceva che era finita. Si inasprisce la lotta messa in campo dal comune di Bologna per contrastare il vandalismo grafico, soprattutto nelle strade del centro storico e della zona universitaria. Previsti interventi sia sugli edifici pubblici che privati, i quali potranno scegliere se accettare l'intervento con il silenzio assenso o rifiutarlo e farlo a proprie spese. 20 milioni dall'avanzo di bilancio 2021 della città metropolitana per investimenti sulle strade, le piste ciclabili, l'edilizia scolastica e il risparmio energetico. Oltre la metà, 12,4 milioni di euro, è destinata alla manutenzione straordinaria delle strade con la riasfaltatura di 55 chilometri di strade metropolitane. Bologna Fiere chiude il bilancio inattivo e prepara lo sbarco del marchio Cosmoprof in America, oltre che estendere le kermesse nel campo della pet industry e annunciare il debutto a Bologna della manifestazione auto e moto d'epoca. Chi aveva in programma di trascorrere il fine settimana sulla riviera emiliano-romagnola può farlo in tutta tranquillità. Secondo le ultime analisi, gli alti valori di microrganismi patogeni rilevati negli ultimi 2 giorni nelle acque antistanti diverse località sono rientrati nella norma. Sono stati così revocati i divieti di balneazione emessi da molti sindaci a tutela della salute pubblica. Buonasera telespettatori e ben ritrovati con la seconda edizione del nostro telegiornale. Come avete sentito dai nostri titoli, c'è una svolta nel caso di Cristina Gallo, la ragazza di 30 anni trovata senza vita il 25 marzo del 2019 nella sua casa della Bolognina. Non si era trattato di un decesso per cause naturali, come si era creduto inizialmente, bensì di un delitto, ipotesi sempre sospettata comunque dalla famiglia. I carabinieri hanno arrestato l'allora fidanzato della vittima con l'accusa di omicidio aggravato. I dettagli nel servizio di Federico Balletti. Una relazione violenta caratterizzata da una gelosia compulsiva, ossessiva dell'arrestato ed un evento che si realizza al culmine di un litigio nel quale evidentemente la povera Cristina Gallo non è riuscita a difendersi completamente. Il comandante provinciale dei Carabinieri di Bologna sintetizza così l'ambito nel quale si sarebbe consumato l'omicidio di Cristina Gallo, la ragazza di 30 anni trovata morta nel suo appartamento in via Andrea da Faenza, zona bolognina, il 25 marzo 2019. A distanza di più di 3 anni da quello che ormai era diventato un cold case, dopo che inizialmente era stato ipotizzato un decesso per cause naturali, è stato arrestato l'uomo che allora era il compagno di Cristina, un 44enne di origine siciliana che vive anche lui a Bologna, accusato di omicidio aggravato dal fatto di avere commesso atti persecutori nei confronti della vittima. Amici, colleghi, vicini di casa hanno riferito delle violenze fisiche e psicologiche subite da Cristina per quella che gli investigatori definiscono una smisurata gelosia dell'indagato, che era arrivato a impedire di frequentare gli amici, di vedere la figlia affidata all'ex compagno di lei e le aveva anche tolto il cellulare. All'epoca l'uomo aveva riferito di aver interrotto la relazione un paio di settimane prima della morte di Cristina, dopo che lei aveva scoperto che lui conviveva con un'altra donna. Il cadavere nudo, ricoperto di graffi,
con gli indumenti intimi strappati, fu trovato dal fratello della ragazza nella casa, dove giaceva da 5 giorni in compagnia del suo Rottweiler. I graffi sarebbero stati provocati proprio dal cane nel tentativo di rianimare la sua padrona, che invece era già morta, ma non per cause naturali, bensì per asfissia meccanica, cioè per strangolamento. Diversi gli elementi che hanno portato i carabinieri ad arrestare il 44enne. Innanzitutto, diciamo, un esame molto approfondito da un punto di vista tecnico-scientifico del luogo di ritrovamento del corpo, quindi poi divenuto la scena di questo crimine. Il ritrovamento di alcuni elementi su questa scena del crimine riconducibili sostanzialmente a terze persone. I carabinieri lungo investigativo di Bologna sono tornati e tornati e ritornati a casa della povera Cristina Gallo tante volte, sia pure in maniera virtuale, allo scopo di in qualche modo trovare un elemento che consentisse di sviluppare una pista investigativa, ma allo stesso tempo hanno esaminato in maniera molto minuziosa oltre 6.000 conversazioni telefoniche. Nonostante l'uomo avesse disinstallato l'applicazione sul cellulare con la quale registrava tutte le chiamate, sono stati acquisiti 6.000 file audio da cui emerge la natura della relazione fra i due. «Ti porto con me fino alla morte», gridava l'uomo alla ragazza quando lei gli diceva che era finita. In un'altra conversazione, la minaccia con la frase «ti apro la testa». L'analisi dei tabulati telefonici ha confermato la sua presenza nella casa anche nei giorni precedenti la morte, smentendo quanto da lui dichiarato, circostanza confermata dal ritrovamento delle chiavi dell'auto di lui nella camera dove c'era il cadavere, di alcune siringhe e dosi di insulina che l'uomo assumeva e infine della presenza del DNA dell'indagato sotto una delle unghie di Cristina. Di solito nei reati più gravi si parte sempre dalla vittima e in questo caso la storia della povera Cristina purtroppo, almeno negli ultimi tempi, apparentemente non aveva più grandi cose da raccontarci, ma alla fine non è stato così. La difesa dell'arrestato ribadisce la sua innocenza. Contiamo di poter dare tutte le spiegazioni circa la completa estraneità del nostro assistito alle accuse, ha detto l'avvocato che assiste l'uomo indagato per l'omicidio. La famiglia di Cristina ringrazia invece per essere stata ascoltata e chi si è prodigato per trovare la verità. Secondo il legale che gli assiste, questo passo permette ai parenti della vittima di trovare un po' di pace in attesa che sia fatta completa giustizia. La relazione malata e burrascosa fra la povera Cristina e l'uomo accusato di averla uccisa non era un mistero per tante persone che conoscevano la coppia, anche per questo dai carabinieri viene rinnovato l'invito a segnalare sempre alle forze dell'ordine situazioni di questo tipo per evitare appunto epiloghi di questo genere. Sentiamo. C'erano persone che già all'epoca sapevano che questa relazione era burrascosa, c'erano stati anche degli episodi di violenza nei confronti della ragazza che era stata picchiata, però non c'erano mai state denunce. L'arrestato ha precedenti specifici, sia pure chiaramente non così gravi, con altre donne. In effetti l'attività investigativa ci ha portato a entrare in contatto con tantissime persone che poi nel tempo in qualche modo conoscevano o l'arrestato o la povera vittima ed effettivamente è venuto fuori che in alcune circostanze avevano appreso o sentito o capito o saputo di questi momenti, di questa relazione così malata e così violenta. E quindi per noi l'occasione è, sia pure triste, ma è sempre utile per rinnovare a tutti i cittadini l'invito a rivolgersi a noi e a segnalare ciò che apprendono su fatti così gravi, sia pure se non li riguardano direttamente e personalmente. È sempre bene rivolgersi alle forze dell'ordine che sono strutturate, organizzate e formate per gestire, d'intesa con le altre agenzie di controllo sociale, i casi di violenza domestica e di violenza contro le donne in particolare. Ha gettato il mozzicone di una sigaretta dentro un'auto della polizia, poi ha aggredito e picchiato gli agenti che lo portavano in questura. È successo l'altra notte in Piazza Verdi a Bologna e l'episodio è costato l'arresto ad un 23enne originario della Guinea. Dopo il gesto di sfregio fatto alla pattuglia è stato fermato per essere identificato, risultava irregolare con vari precedenti. Durante l'accompagnamento in questura ha cominciato ad essere aggressivo danneggiando a casa finestrino e portiera della volante. Infine se l'è presa anche con gli agenti, causando a due di loro ferite guaribili in 5 e 7 giorni. Si inasprisce la lotta messa in campo dal Comune di Bologna contro il vandalismo grafico, soprattutto nelle zone del centro storico e in particolare nella zona universitaria. Previsti interventi sia sugli edifici pubblici ma anche privati ed è proprio questa la novità. Sentiamo nel servizio.
La tenacia di molti è e deve essere più forte dell'inciviltà di pochi. È con questo spirito che è stato dato il via libera ad una nuova modalità di intervento per combattere in maniera sempre più efficace e rapida il fenomeno del vandalismo grafico in città, in particolare nelle strade del centro storico e della zona universitaria, maggiormente aggredite da graffiti e scritte più o meno ingiuriose e dai contenuti ben poco edificanti. L'idea che governa il progetto del Comune di Bologna è quella di restituire un'immagine curata, pulita e decorosa della città, grazie ad un fondo dedicato che mette a disposizione 1.900.000 euro. Il tutto naturalmente con la collaborazione ed il supporto della sovrintendenza e con un nuovo strumento che permetterà di intervenire su edifici pubblici e privati. Si trattava di individuare lo strumento per coinvolgere i privati, avere la loro autorizzazione, uno strumento rapido ed efficace. Lo strumento che è stato individuato è quello del silenzio assenso, quindi una comunicazione alle proprietà private, agli amministratori, e decorsi 30 giorni dal ricevimento di questa comunicazione, laddove non dovesse esserci risposta, l'autorizzazione si intende rilasciata. Quindi in questo modo, dal punto di vista giuridico, l'amministrazione è legittimata ad intervenire anche sui muri di proprietà privata. Nella delibera si procede in questo modo: se il privato ci comunica la volontà di intervenire, allora noi aspettiamo 3 mesi, e quindi dopo 3 mesi che vediamo che questo intervento non dovesse essere stato effettuato, allora la proprietà sarebbe passibile di sanzione ai sensi del regolamento di polizia urbana. La sanzione oscilla tra i 100 e i 500 euro, poi il comune procederà a rimuovere i graffiti in ogni caso. Infine c'è un'altra novità nel percorso di lotta al vandalismo grafico. Fino ad ora il comune interveniva su immobili di proprietà privata senza autorizzazione del proprietario nel caso di rimozione di scritte ingiuriose, quindi gli insulti. L'altra parte è appunto cancelliamo tutto, non soltanto la scritta ingiuriosa. Hanno spruzzato lo spray al peperoncino per coprirsi la fuga 2 rapinatori nordafricani che ieri pomeriggio hanno preso di mira il negozio Champion che si trova in via dei Mille, quasi all'incrocio con Piazza dei Martiri a Bologna. Intorno alle 14.30 sono entrati nel negozio, hanno arraffato vari capi di abbigliamento e si sono dati alla fuga, ma non prima di aver azionato una bomboletta di spray urticante nel locale. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato Due Torri. Ed ora cambiamo argomento, parliamo appunto di nidi in Emilia-Romagna, perché sono in arrivo dei fondi straordinari per aumentare le disponibilità all'interno delle strutture e per abbattere le liste d'attesa. L'obiettivo finale, dice la vicepresidente della regione Elish Klein, è quello di aiutare la conciliazione fra casa e lavoro, tra famiglia e lavoro, soprattutto per le lavoratrici donne. Vediamo. Aumentare i posti al nido e abbattere drasticamente le liste d'attesa, attivando nuove disponibilità con il privato convenzionato ma al costo della tariffa comunale. È il passo in più, l'ennesimo scatto in avanti che si sta prestando a fare l'Emilia-Romagna con un finanziamento straordinario da 7 milioni di euro da destinare ai comuni. Tutto grazie al via libera delle risorse in vista della nuova programmazione regionale dei fondi europei. Il contributo è di 4.500 euro per ogni nuovo posto attivato e sarà messo a disposizione a partire da settembre con un bando. La stima è di arrivare ad offrire così almeno 1.500 posti in più nei nidi. Per la prima volta utilizzeremo decine di milioni di euro del Fondo Sociale Europeo nei prossimi anni per aumentare le opportunità di posti negli asili nido. I comuni possono accedere ai fondi del PNRR per realizzarne di nuovi dal punto di vista murario e strutturale. Noi consegniamo tantissime risorse ai comuni per abbattere le rette, cioè il costo per ogni bambino, trasferendo risorse regionali dirette. Per la montagna addirittura confermo che nei prossimi 3 anni arriveremo via via alla gratuità dei servizi nido in montagna. Noi arriviamo a 60 milioni complessivi solo sulla fascia d'età
03 per capire quant'è forte l'investimento di Regione Emilia-Romagna nell'educazione a partire dai nidi, perché sappiamo che è il primo modo di contrastare le diseguaglianze e le povertà educative, ma anche uno strumento fondamentale di crescita per le bambine e i bambini, per rendere più solidi i loro percorsi educativi e per aiutare anche la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in questo modo lo sappiamo anche l'occupazione in particolare femminile. Dalla regione passiamo alla città metropolitana, perché i suoi conti sfoggiano un tesoretto da 20 milioni di euro grazie all'avanzo di bilancio del 2021, soldi che saranno impiegati per il risparmio energetico, la riasfaltatura delle strade, le ciclabili e naturalmente le scuole, l'edilizia scolastica, lo ha annunciato oggi il sindaco metropolitano Matteo Lepore. Manovra straordinaria della città metropolitana di Bologna da oltre 20 milioni di euro. Le risorse che derivano dall'avanzo di amministrazione 2021 finanziano in particolare investimenti di edilizia scolastica, manutenzione delle strade e delle piste ciclabili e la nascita del Fondo Energia Metropolitano. Risorse che la città metropolitana mette a disposizione dei comuni, a partire da quelli più in difficoltà, spiega il sindaco di Bologna, il sindaco metropolitano Matteo Lepore. Sono risorse dell'avanzo di bilancio che negli anni abbiamo raccolto risparmiando come formiche, ora è arrivato il momento di usarle. Oltre la metà, 12,4 milioni di euro, è destinata alla manutenzione straordinaria delle strade, con la riasfaltatura di 55 chilometri di strade metropolitane e la realizzazione del tratto di ciclabile Casalecchio di Reno Sasso Marconi. Sono 22 milioni di euro dell'avanzo di bilancio che negli anni abbiamo raccolto risparmiando. Ora è arrivato il momento di usarli, li useremo in particolare creando un fondo per l'energia che sosterrà l'innovazione dei comuni, quindi dalle rinnovabili al risparmio energetico. Risorse che mettiamo sulla manutenzione delle strade, per la prima volta introduciamo questa idea di un accordo quadro che di fatto selezionerà con un appalto una realtà privata che ci permetterà, sia su un consorzio, un atto di imprese, di aumentare la capacità di intervento sulla manutenzione delle strade e delle ciclabili in tutta l'area metropolitana. Noi considerate che abbiamo 1200 km di strade in tutto il territorio metropolitano e fino ad ora avevamo una capacità produttiva di 5 milioni di euro l'anno di investimenti. Così portiamo la nostra capacità a 20 e in prospettiva a 30 milioni l'anno di manutenzione sulle strade, chiaramente con priorità alle strade montane e di pianura. E poi 25 milioni di euro che si sommano ai 22 che dicevo prima, che stiamo mandando al Ministero per avere l'ok sulla realizzazione di piste ciclabili sul cicloturismo molto importanti, in particolare sulla Valle dell'Idice e la Via della Seta. Ed ora continuiamo a parlare di bilanci, numeri positivi per Bologna Fiere, ma soprattutto molte novità in vista sia di esposizione del marchio che di nuove kermesse che appunto sono state annunciate per i prossimi mesi. Vediamo. Nonostante anche gli ultimi mesi siano stati di pandemia, quindi di rallentamento fisiologico del settore fieristico, ci sono molte novità positive per la Fiera di Bologna. Ne parliamo con il presidente Calzolari, in primis la joint venture col gruppo Informa, che porterà allo sbarco di tutto gli eventi targati Cosmoprof anche nel settore americano. Questa probabilmente è la novità più importante. Sì, questo è importante perché è un accordo strategico, come sapete. Informa è entrato anche nel capitale con un prestito obbligazionario nella compagine societaria, ma quello di cui parliamo è proprio un accordo strategico che ci consentirà, almeno questo è l'intento, di replicare i successi di Cosmoprof in Italia e in Asia, anche nel continente americano, perché sia negli Stati Uniti ma anche nel Sud America abbiamo intrapreso una serie di iniziative importanti. Dal settore diciamo estetico a quello dell'industria della cura degli animali, al pet industry, c'è un'altra novità positiva, anche se ci spostiamo in un altro continente. Sì, l'industria, tutto quello che riguarda gli animali in questi anni raccoglie dei consensi molto importanti, il pet food cresce a due cifre. Noi abbiamo iniziato per tempo, già un po' all'inizio di questa
di questa crescita con la nostra Zoomark e abbiamo incontrato recentemente la disponibilità di, diciamo, dei colleghi, anche se sono un'organizzazione diversa dalla nostra, di Norimberga, proprio per fare negli anni alterni una collaborazione in modo da presidiare nel migliore dei modi, intanto per quest'area qui, l'Europa. Poi anche per il pet food in realtà stiamo lanciando iniziative un po' a tutto tondo, anche qui in Sud America e nell'Asia, insomma, perché è un settore che gode in questo momento di un buon vento, insomma, diciamo così. Terza ultima novità, terzo e ultimo settore, avete acquisito da Padova l'importante fiera dei pezzi di ricambio per auto e moto, una fiera storica che passerà a Bologna. Sì, in realtà è la più importante fiera internazionale di auto e moto d'epoca, con corredo anche dei pezzi di ricambio, ma i bolognesi potranno vedere delle opere d'arte esposte, perché ormai le auto da collezione, le auto d'epoca di collezione sono veramente degli oggetti costruiti con una maestria incredibile. Chi aveva in programma di trascorrere il fine settimana sulla riviera emiliano-romagnola a questo punto può farlo in tutta tranquillità. Secondo le ultime analisi, gli alti valori di microorganismi patogeni rilevati negli ultimi due giorni nelle acque antistanti diverse località sono rientrati nella norma. Sono stati così revocati i divieti di balneazione emessi da molti sindaci a tutela della salute pubblica. Ne hanno parlato questa mattina gli assessori regionali all'ambiente Irene Priolo e al turismo Andrea Corsini. Sentiamo dunque le parole tranquillizzanti. Dal primo pomeriggio di oggi sono stati revocati i divieti di balneazione nelle diverse località della costa emiliano-romagnola, dove negli ultimi due giorni erano stati rilevati livelli di Escherichia coli superiori alla norma. La presenza del microorganismo potenzialmente patogeno nelle acque affollate di turisti aveva indotto molti sindaci romagnoli a emanare ordinanze che vietavano il bagno in mare. La decisione di revoca è stata comunicata oggi in conferenza stampa dagli assessori regionali all'ambiente Irene Priolo e al turismo Andrea Corsini. Questa mattina abbiamo fatto una riunione con tutti gli enti coinvolti, con i comuni, i sindaci, gli amministratori, gli assessori, ma anche i tecnici, nel quale abbiamo potuto comunicare che tutti i parametri sono rientrati ampiamente sotto i limiti della soglia. La soglia è 500, noi siamo a valori intorno ai 100 o addirittura molto sotto i 100, quindi dei valori molto tranquillizzanti, i cittadini potranno tornare a fare il bagno tranquillamente. Noi siamo persuasi che anche questo metodo di controllo sia una garanzia anche per il nostro turismo. Noi abbiamo bisogno di restituire sempre la consapevolezza che la qualità delle acque è costantemente monitorata e così avviene. Questo naturalmente è stato un caso davvero straordinario e spero davvero unico, ecco, perché non è mai capitato e spero naturalmente che non capiti più. Si interviene prontamente con una metodologia che l'abbiamo dimostrato in poche ore, sostanzialmente ha consentito di revocare le ordinanze. E quindi vorrei lanciare, diciamo, un messaggio molto tranquillizzante nei confronti dei nostri operatori, ma anche nei confronti dei tanti turisti che credo che affolleranno le nostre spiagge e faranno il bagno nel nostro mare in maniera piuttosto importante e massiccia nelle prossime settimane. Dalla balneazione, dal mare, parliamo di clima, perché il cambiamento climatico è ormai sotto gli occhi di tutti, anche in Emilia Romagna. Servono però degli interventi innovativi sin da subito. Se ne è parlato nella serata conclusiva di Oscar Green 2022, l'annuale premio all'innovazione in agricoltura voluto da Coldiretti Emilia Romagna, ospite d'onore il famoso meteorologo Andrea Giuliani. Consegnati i premi alle eccellenze agricole Under 35 dell'Emilia Romagna, ieri sera conclusione dell'evento Oscar Green 2022. Ospiti della serata, oltre ai rappresentanti e ai presidenti provinciali e quello regionale di Coldiretti, l'assessore regionale all'agricoltura Alessio Mammi e il meteorologo Andrea Giuliacci, che ha presentato una relazione che ha messo in evidenza come le piogge si concentrino ormai solo in momenti sporadici, lasciando spazio a lunghi periodi di siccità. La situazione attuale è quella che vede il clima cambiare molto rapidamente,
anche in Italia, del resto ce ne stiamo accorgendo, con grande facilità si passa da periodi in cui piove tantissimo, troppo, in pochi giorni la pioggia di intere stagioni, a periodi molto lunghi in cui non piove affatto. Perché? Perché il clima italiano purtroppo si sta estremizzando. E allora attenzione, c'è bisogno di innovazione anche in questo settore, dobbiamo adattarci, dobbiamo trovare delle soluzioni diverse. Il problema maggiore oggi in Italia a causa del cambiamento climatico non è tanto quello delle temperature, che sì, stanno aumentando e quindi fa sempre più caldo, soprattutto in estate, ma direi è quello dell'acqua, perché non è vero che piova molto meno di un tempo, più o meno la piovosità è rimasta quella. Il problema è che è diventata una pioggia schizofrenica, si passa da lunghi periodi in cui non piove per niente a periodi in cui piove troppo, e allora dobbiamo inventarci qualcosa per gestire meglio l'acqua che arriva dal cielo. Questa manifestazione dove diamo l'Oscar, il premio a riconoscimento a quella iniziativa che può portare all'interno del mondo agriagro, ma anche nel mondo della società, l'innovazione per permetterci di fare un passo in avanti da un punto di vista economico, sociale ed ambientale. Dobbiamo investire sulle giovani generazioni, perché significa portare in agricoltura nuove idee, creatività, voglia di innovare e anche competenze tecniche, agronomiche, capacità nell'utilizzo delle nuove tecnologie, dell'agricoltura di precisione, poi nuove generazioni anche per migliorare l'offerta sui mercati dei nostri prodotti, per accorciare sempre di più le filiere, per utilizzare il mercato online. Insomma, giovani non sono il futuro, ma davvero sono il presente, e quindi noi dobbiamo continuare a investire. Un nuovo mezzo che andrà ad arricchire il parco macchine dell'Associazione dei Volontari della Pubblica Assistenza di Bologna. Si tratta di un Bravo 7 adibito al trasporto dei disabili e ad altri servizi sociali. Alla breve cerimonia di inaugurazione presenti i vertici della pubblica assistenza, i donatori e per il Comune di Bologna l'assessore Simone Borsari. Vediamo. Oggi abbiamo inaugurato un nuovo mezzo per il trasporto disabili che si va aggiungere alla nostra flotta. Noi come pubblica assistenza siamo impegnati a erogare dei servizi gratuiti per il comune e per i cittadini bisognosi e segnalati dagli assistenti sociali. Questo mezzo qua ci aiuterà a erogare sempre più servizi. Ultimamente i nostri volontari sono molto impegnati nel trasportare la spesa a casa delle persone anziane, perché comunque, visto le temperature, è preferibile che non vadano in giro, soprattutto durante le ore calde della giornata. Dobbiamo ringraziare ovviamente un donatore, il mezzo ci è stato donato da un cittadino bolognese che ha deciso di aiutare noi ad aiutare gli altri. Tornare alla vita dopo l'isolamento della pandemia, è questo lo spirito che ha aperto e che accompagnerà la 190esima edizione della Fiera di San Lazzaro, che appunto si sta svolgendo proprio in questi giorni. Sentiamo la sindaca Isabella Conti. Dopo due anni di stop causa pandemia Covid, taglio del nastro ieri sera per l'inaugurazione della 190esima edizione della Fiera di San Lazzaro, a dare ufficialmente il via alla 4 giorni di feste, incontri, musica, laboratori e riscoperta del territorio, la sindaca Isabella Conti, per la quale il valore intimo di questo evento che si tramanda nel tempo resta quello di rinsaldare il tessuto sociale di San Lazzaro in tutte le sue articolazioni umane ed economiche. Questa pandemia ci ha allontanati. Ci ha imposto di comunicare solo attraverso degli schermi, i nostri ragazzi a scuola hanno sofferto non poco, le persone anche sul posto di lavoro, le persone che hanno partite IVA, i freelance, hanno fatto davvero tanta fatica. Ritrovarsi, avere lottato per creare una fiera così aperta, inclusiva, ci ha permesso anche di riscoprire il desiderio, il gusto, il piacere di stare insieme, di essere una comunità, di incontrarci, di parlarci, di sorridere, di cantare, di ballare, di fare esperienza. Insomma, stare al mondo, essere vivi, in fondo è questo. Ricchissimo il programma della manifestazione e degli spettacoli di intrattenimento, cartellone realizzato sotto la supervisione artistica di Nicola Ballo Balestri, ex bassista di Cesare Cremonini e dei Luna Pop. Diciamo che questa inclusività di cui ha parlato Isabella, di questo intreccio tra passato e presente, è presente anche nell'offerta musicale e di intrattenimento. Ci saranno
un sacco di generi musicali, dal folk tradizionale, dalla musica da ballo, per includere tutti, fino alla musica da ballo di una volta, la musica da ballo moderna con i DJ set al Parco della Resistenza. Questa fiera io la chiamo il meraviglioso percorso, perché sono tanti anni oramai che la seguo e che la vivo assieme alla gente di San Lazzaro e tutti i partecipanti. Quindi è un percorso meraviglioso ed è bellissimo ricominciare quest'anno. E con la Fiera di San Lazzaro si chiude questa seconda edizione del nostro telegiornale. Grazie a tutti per averci seguito. Naturalmente io vi auguro una buona serata con i programmi di ETV. Da oggi l'informazione di ETV Rete 7 è disponibile gratuitamente sul tuo smartphone e potrai accedere a tutte le video news prodotte nel corso della giornata.